Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, apriamo il mese di maggio con questa celebrazione liturgica e salutiamo il mese più bello dell'anno, dove la figura di Maria nostra madre domina incontrastata come la madre della bellezza, la bellezza di Dio che comparisce, si riverbera in Maria, è come lo specchio che rifrange tutta la bellezza di Dio. Chi vuole conoscere la bellezza di Dio, guardi Maria. È la bellezza creata in cui si riflette la bellezza increata. Salutiamo pertanto in questo primo sabato del mese di maggio colei che è al vertice di tutta la creazione, una povera creatura come tante altre ragazze di Israele, ma che davanti a Dio è il culmine, l'apice della creazione. Salutiamo la Vergine Maria, nostra Madre, la bellezza di tutta la creazione, il concentrato di tutto ciò che di bello e di grande c'è nella natura, colei che ha calamitato per la sua bellezza i figli di Dio sulla terra, colei in cui venne ad abitare il Figlio di Dio per essere il modello per noi, il Salvatore nostro. Vorrei che iniziassimo questa liturgia di purificazione guardandola tutta pura. In Maria non c'è macchia, tutta purezza. Noi siamo però i figli di Maria e chiediamo allo Spirito Santo che la rese pura fin dal grembo della madre, chiediamo che la purezza di Maria nostra madre scende in ciascuno di noi e che l'amore di Maria investe il nostro cuore, che i valori umani che risplendono in Maria si radicano dentro i nostri cuori, perché Maria non è soltanto l'epigono del cristianesimo, cioè il punto più alto del cristianesimo, dell'uomo redento, ma è anche l'apice dell'uomo naturale. In Maria l'umanesimo e il cristianesimo si incontrano e la creatura umana pura, la creatura umana che in Cristo diventa ancora più splendente di nuova luce. I valori umani e i valori cristiani in Maria risplendono di una luce particolare perché sono fusi tra di loro. E noi, salutando Maria, vogliamo recuperare con la grazia che ci viene da Dio, per sua intercessione, tutti i valori umani, tutti i valori cristiani, e vogliamo costruire il regno di Dio, quel regno di Dio che già è in atto fin da Abele e che deve affermarsi in questo mondo contro l'antirregno che incomincia con Caino, il trionfo dall'amore contro l'imperversare dell'odio. Maria, la madre del bell'amore, sotto il profilo umano, sotto il profilo cristiano, Maria è la creatura più bella di questo regno, che trova il suo centro irradiante e il suo completo
espressa, sua completa espressione in Cristo Gesù. Sono parole che per il momento noi non possiamo comprendere nella pienezza, ma che ho voluto enunciare, perché su questa scia che ci dobbiamo incamminare nel recupero dell'uomo, recupero che è in Cristo Gesù. Salutiamo intanto Maria, la prima cittadina del Regno, colei che ci ha dato Gesù, il fondatore del Regno di Dio, l'espressione massima del Regno di Dio, in cui il Regno di Dio si compie pienamente. Regno di Dio che incomincia sulla terra da Abele e trova così la sua espressione massima in Cristo Gesù. Già Abele è cristiano, perché rappresenta Cristo, realizza i valori dell'uomo, Cristo. Ed è con Abele che il Cristo incomincia a crescere in questo mondo, con tutti i valori positivi umani, che fondamentalmente sono cristiani. Ed è in Cristo che avviene la manifestazione completa del vero uomo, che in Cristo viene redento da tutti i peccati e splende di luce nuova. E questo regno di Dio sulla terra che noi vogliamo celebrare e che trova in Maria l'espressione più bella tra le creature, dove i valori umani e i valori cristiani si fondono meravigliosamente, dove l'uomo creato da Dio a sua immagine e somiglianza risplende di tutta luce. Sì, o Maria, noi ti salutiamo, madre del bell'amore, madre dell'umanità, madre del cosmo, noi ti salutiamo, regina del mondo. Ti salutiamo proprio in questa contrada dove viene celebrata la festa della regina del mondo. Realmente tu, Maria, sei la regina del mondo. Proprio questa è la contrada, Margiferace, dove c'è una cappella dedicata alla regina del mondo. O Maria, regina del mondo, regina del mondo celeste, regina del mondo terrestre, regina di tutto il cosmo, o Maria, noi ti salutiamo, bellezza meravigliosa, amore meraviglioso di Dio, e ti chiediamo, o Maria, che la tua luce, che è poi la luce dell'uomo vero, dell'uomo perfetto, Cristo Gesù tuo figlio, risplenda su di noi, e noi possiamo lottare, purificate da tutto ciò che l'antiregno semina dentro di noi, purificato da ciò che sa di odio, di rancore, di valori umani così sconvolti, noi purificate da ciò che è negativo, possiamo associarci a te e cantare le meraviglie di Dio. O Maria, regina del mondo, regina della Chiesa, Madre nostra, ti salutiamo in questo momento e ti chiediamo la purificazione. Ti chiediamo di intercedere presso lo Spirito perché ci purifica da tutto ciò che non sa di Dio, tutto ciò che non è vero uomo, perché il vero uomo creato d'immagine e somiglianza di Dio ha dei valori che deve tutelare e che risplendono in Cristo Gesù. O Maria, noi ti preghiamo questa mattina di presiedere a questa liturgia di purificazione. Vogliamo essere purificati da tutti i disvalori, purificati da tutti i peccati, purificati da ciò che ha aderito al nostro corpo, al nostro spirito, perché anche in noi risplenda la bellezza di Dio, la bellezza del Regno. Vogliamo essere i cittadini del Regno, in cui Cristo è Re, tu la regina e noi i familiari di Dio. O Spirito di Dio, vieni,
in questo momento. O Spirito che hai preservato Maria nostra madre dal peccato originale, che hai fatto risplendere tutti i valori umani e cristiani in Maria. O Spirito Santo, scendi su di noi, purifica la nostra mente, il nostro cuore, i nostri sensi, l'anima nostra e il nostro corpo, perché risplende in noi la bellezza originaria di Cristo, vero uomo, la bellezza meravigliosa di Maria, nostra madre. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Anu kimi anarelli na mayana voi orieno ana yoriana shi shamaranu kimenti alamaranni anodiane shamalarini manti ana maiore yalarasti miari miriana yole mina yoliane mo Noi rimiana caiol di anasceri. Iti di minta siriana ioianu voliano sciarata. Cantiamo, cantiamo tutti perché lo Spirito soffia. Questa mattina ha voluto soffiare su di tutti. Perché noi siamo la tastiera dello Spirito, la tastiera di Dio. Dio con le sue mani tocca tutti, tutti i cuori e tutti dobbiamo dare un suono, un canto al Signore. Miani miani shante ore te, miaru che ti ha nasce un caro tuo stilo tu. Soffia, soffia Spirito di Dio, soffia nei nostri cuori. Diti di Dio, diti dello Spirito, toccati i nostri cuori, le nostre labbra, ed esco un canto d'amore a Dio che ci ha creato. Muri muiale nuianu contialo, pialara ne ioriana magnolo. Ravvive in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i santi, e insieme con Maria, nostra madre, madre universale, possiamo cantare le tue lodi e celebrare la Pasqua eterna di Cristo, Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. In quel tempo Gesù disse a Tommaso, io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le mie opere. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel mio nome lo farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Questa pagina del Vangelo andrebbe baciata 7 volte e cantata 77 volte, perché la parola di Dio va baciata e il Vangelo va sempre cantato. Anche quando noi leggiamo il Vangelo in privato, deve essere letto nel canto, perché è la parola di Dio. La parola di Dio che riempie il nostro cuore e riempie l'universo. E la parola di Dio va sempre cantata, va sempre baciata, va sempre amata. E l'amore produce il canto, l'amore si esprime con il bacio. Ecco perché, dicevo, questa meravigliosa pagina del Vangelo andrebbe baciata 7 volte e andrebbe cantata 77 volte, perché la parola meravigliosa della parola incarnata, Cristo Gesù.
Gesù dice a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. La vita che è nel Padre è tutta nel Figlio, e il Figlio l'ha data agli uomini perché gli uomini vivano nella sua vita e ritornino al Padre. Questa è la grande verità che Cristo annunzia, e Lui stesso si offre come via agli uomini per ritornare al Padre, per fare risplendere in noi quell'immagine, quella somiglianza divina che ci fu impressa nella creazione. Guardate, io sono la vita. Che cosa è la vita? È la vita di Dio. La vita è Dio. E se Dio si chiama amore, la vita è amore. Di qui il primato dell'amore. E l'incomprensione che risiede in questa parola. L'amore comprende tutto. Dio è amore. Tutto ciò che non è amore non è di Dio. E tutto ciò che è amore è di Dio. Io vorrei puntualizzare questo concetto, perché è sull'amore che noi verremo giudicati nell'ultimo giorno, quando, come dice il Vangelo in Matteo 25, tutte le genti saranno raccolte attorno a Cristo Gesù, che per amore di tutta l'umanità è sceso in questo mondo e si è immolato per tutta l'umanità, perché tutta l'umanità di tutti i tempi fosse il suo mistico corpo vivente di Lui. Tutti saremo giudicati sull'amore, senza distinzione. Lì non ci saranno privilegi nell'ultimo giorno. Le genti che ci precedettero, a qualunque razza, a qualunque religione, a qualunque civiltà siano appartenute, saranno giudicate sull'amore. Si hanno amato Dio, si hanno amato gli altri, perché Dio è ecumenico, tutti siamo figli di Dio. La generazione cristiana verrà giudicata più severamente sull'amore, perché ha ricevuto in Cristo Gesù la pienezza della rivelazione. I musulmani, gli induisti, gli shintoisti, gli atei, cosiddetti atei, che non ce ne sono atei, saranno giudicati sull'amore. Si hanno amato Dio e hanno amato i propri fratelli. Le generazioni passate, le civiltà passate, i miliardi di uomini che si sono succeduti sulla terra saranno giudicati sull'amore. I miliardi di uomini che viviamo in questo mondo, 5 miliardi rotti, alla morte saremo giudicati sull'amore. E i miliardi di uomini che succederanno in questo mondo saranno giudicati sull'amore.
Il resto conta poco, l'amore conta e conta tutto, perché l'amore è la vita. Tutta l'umanità, cominciando da Abele, Adamo, Eva, Abele, appartengono a Cristo, e Cristo è misteriosamente presente in tutte le civiltà umane che si sono succedute. Ha influenzato con la luce della verità e per vie traverse ha condotto gli uomini verso la salvezza che Lui ha operato per tutti gli uomini quando si è incarnato e morto sulla croce. Ma prima che Lui si incarnasse visibilmente e morisse sulla croce per tutta l'umanità, la sua forza divina pervadeva tutta l'umanità di tutti i tempi. E Cristo è causa di salvezza per tutti gli uomini. Nessuno si può salvare se non in Cristo Gesù, una volta che Egli si è immolato per il peccato dell'umanità. Però la sua grazia redentiva ha incominciato ad operare fin dal primo uomo, Abele, che sparge il suo sangue, e fino all'ultimo uomo. Questa grazia di Cristo è operante, perché Egli è il portatore della vita. Noi siamo i privilegiati, perché siamo venuti alla conoscenza della salvezza, alla conoscenza di Cristo, alla conoscenza intima, esperienziale dello Spirito di Dio. Ma la grazia di Cristo è operante in senso sincronico e diacronico su tutta l'umanità, per quelle vie che Dio soltanto conosce. Diceva bene Sant'Agostino, parlando dell'uomo naturale ter Christianos, naturalmente cristiano, che il cristianesimo è incominciato ad esistere con Abele, con il primo uomo. Abele è il primo cristiano. E così tutti gli uomini potenzialmente sono cristiani. E che noi siamo i privilegiati, perché Cristo si è manifestato a noi, si è dato a noi, in una maniera tutta particolare. Egli è l'espressione di tutta l'umanità, il vero uomo, e noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come di un unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità, ma la sua grazia, il suo influsso, e su tutto l'universo, su tutta l'umanità, su tutto l'ecumeno umano di tutti i tempi. Ecco perché Gesù è via, verità e vita per tutta l'umanità. E siccome la vita è l'amore, ecco che noi dobbiamo essere i cittadini del regno, che è il regno dell'amore. Contro il regno dell'amore c'è l'antiregno, che sotto l'influsso del maligno è incominciato con Caino. E così abbiamo una lotta nel mondo tra il regno di Dio e l'antiregno. Il regno di Dio, dove c'è la verità, il regno di Dio dove c'è la vita dall'amore, l'antiregno in cui c'è la menzogna, l'antiregno in cui c'è l'odio, l'antiregno in cui si è perduta la via. Così abbiamo il regno di Dio e l'antiregno, il regno luminoso di Dio e l'antiregno tenebroso.
questi due regni cozzano. Però noi del regno di Dio dobbiamo combattere con Cristo, Signore, il capo di tutta l'umanità, perché quelli che sono stati sottratti a Lui e sono nel regno delle tenebre, prigionieri, di quelli che sono nella menzogna, di quelli che sono nel non amore, tutti quelli che sono non per distruggere, ma per recuperare l'umanità che appartiene a Dio, che appartiene a Cristo, perché quelli che hanno perduto la via la ritrovino in Cristo, perché tutti quelli che sono prigionieri dell'errore e della menzogna ritrovano. Perché tutti quelli che hanno l'odio, il rancore, ritrovano l'amore, ritrovano la vita. Questa è la lotta che dobbiamo noi combattere ogni giorno. Il trionfo del regno di Dio dentro di noi. Il trionfo del regno di Dio nell'umanità che ci sta attorno, pensando all'ecumenismo di Dio, che è un ecumenismo universale, perché Dio amore ama tutte le sue creature e vuole tutte salve le sue creature in Cristo suo Figlio, che ha mandato in questo mondo per la salvezza del mondo. Perché Dio non odia il mondo, non odia nessuna delle sue creature, altrimenti non le avrebbe create e le vuole tutte salve in Cristo Gesù. Tutto il cosmo vuole salvo, perché in tutto il cosmo c'è la luce di Cristo Signore e in tutte le cose c'è il suo Spirito. Vuole la salvezza universale. Entriamo in quest'ottica e viviamo dall'amore. Viviamo dall'amore di Dio. E siamo i pionieri dell'amore, amando tutti gli uomini, lavorando perché l'amore trionfi sull'odio, la verità trionfi sulla menzogna, la luce risplende nelle tenebre. Diceva appunto Gesù, io sono la via, la verità e la vita. È la via. Nessuno viene al Padre se non per il Figlio. L'unica via obbligata è il Figlio. Anche quando gli uomini non sono a conoscenza di questa via, la via resta sempre il Figlio. Tanti uomini ignorano che si salvano attraverso il Cristo. Lo conosceranno un giorno. Ma chi si vuole salvare o chi si salva unicamente per Cristo, è l'unica via. Noi abbiamo avuto la sorte di conoscere la via e pertanto siamo più responsabili se dopo averla conosciuto non abbiamo imboccato questa via. Quelli che non conoscono questa via troveranno in Cristo un modo per salvarsi se avranno avuto l'amore per Dio, l'amore per i fratelli. Dio cercherà la via per salvarle, troverà la via per salvarle, e questa via è sempre Cristo, anche quando questo Cristo personalmente non viene conosciuto. La grazia di Cristo si estende molto di più che non la Chiesa di Cristo. Diceva bene Sant'Agostino, la Chiesa dei Santi è più grande della Chiesa dei Sacramenti. Dobbiamo avere questa visione, la Chiesa universale in Cristo Gesù, e va oltre i confini della Chiesa istituzionale, perché Dio è Padre di tutti e Cristo è il Salvatore di tutta l'umanità, e tutta l'umanità è il suo corpo mistico. Tutti gli uomini debbono essere salvati in Cristo Gesù. E dobbiamo lottare noi che siamo a conoscenza della salvezza, perché la verità di Cristo
risplende negli uomini. Dobbiamo essere i portatori della verità e portatori dell'amore, noi i privilegiati di Dio. Ma dobbiamo pur pensare, noi i privilegiati di Dio, che abbiamo delle grandi responsabilità, che quelli che non conoscono la verità come la conosciamo noi, che non conoscono Cristo, vita, come lo conosciamo noi, anch'essi debbono essere salvati per Cristo, perché Cristo è morto per tutti gli uomini. Cristo è morto per tutti quelli che gli assomigliano, che portano le sue immagini e la sua somiglianza, e nessuno deve andare perduto. È in questo quadro che dobbiamo muoverci, che il quadro della verità, il quadro della luce, il quadro dell'amore, il quadro della vita. Quanto ci sarebbe da dire su questo Vangelo? Conoscere il volto del Padre. Gesù aveva sempre sulla bocca suo Padre. Era come un chiodo fisso. Parlava sempre di suo Padre. Gli ebrei lo condannarono perché diceva Cristo, Cristo diceva suo Padre Dio. Aveva sempre il Padre sulla bocca. Dove la lingua batte. No, la lingua batte dove il dente duole. Ecco, aveva sempre il Padre sulla bocca, perché il suo amore era la sua vita. E gli apostoli parlavano sempre di suo Padre. E gli apostoli finalmente dissero, ma maestro, parlaci, facci vedere tuo Padre. Chi è tuo Padre? A noi basta questo. Farci vedere il Padre, tanto ci basta, non vogliamo altro. Chissà come ne parlava di suo Padre. E Gesù, Filippo, Filippo, e voi tutti, non sapete che chi vede il mio volto, vede il volto del Padre, io e il Padre siamo una cosa sola. Gesù comparve in questo mondo col volto del Padre, il volto della verità, il volto dell'amore. Ma se in noi abita il Cristo, anche noi dobbiamo mostrare il volto del Padre. Se in noi abita il Cristo, i riflessi del Padre devono essere in ciascuno di noi, e ognuno deve poter vedere nel fratello e nella sorella il volto di Cristo, e nel fondo del volto di Cristo il volto del Padre, vedere Dio. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Dove le vedranno? Nel volto dei molti fratelli. Lo vedranno sì nella creazione, ma lo vedranno negli occhi dei molti fratelli, i puri di cuore. La pura di cuore è Maria, nostra madre. Essa rifletteva la luce del Figlio, e nella luce del Figlio la luce del Padre, e rivedeva Dio in tutte le creature, perché il suo occhio puro era penetrante e coglieva il volto di Dio nel volto di tutte le creature umane. Coglieva la presenza dello Spirito in tutte le cose, perché era pura, era nella verità. Chiediamo alla Madonna questa purezza interiore, e chiediamo alla Madonna l'amore, madre del bell'amore. Maria visse amando, amò Dio nel suo Figlio, amò suo Padre, amò lo Spirito, tutta di Dio, amò gli uomini, amò tutti noi e ci ama tuttora. Essa sì che è ecumenica, vuole la salvezza di tutte le creature, di tutti i suoi figli. Chiediamo alla Madonna di avere un poco del suo cuore, un po' della sua luce, un po' del suo amore,
chiediamo al Signore che tutto quello che Egli ci ha detto questa mattina si realizzi in noi, una nuova visione della vita, una nuova disposizione del cuore. Chiediamo e otterremo, è Gesù che ce lo dice. Credetemi, tutto quello che voi chiederete al Padre nel mio nome ve la darà. Chiediamo al Signore questa visione. Noi che siamo in cammino, cioè in Cristo, noi che viviamo dalla verità rivelata, che è Cristo, noi che viviamo di Cristo, che ci ha portato l'amore, chiediamo di camminare in Cristo e di condurre tutti gli uomini a camminare in Cristo. Chiediamo che la verità risplenda sul nostro volto. Chiediamo a Dio che siamo portatori di amore a tutti gli uomini, che non escludiamo nessuno dal nostro cuore per essere figli del Padre, il quale fa maturare i frutti, sui buoni e sui cattivi. Quel Padre che è il termine su cui dobbiamo ci specchiarci, come diceva Gesù: siate perfetti, completi nell'amore, come il Padre vostro che è nei cieli. Vogliamo essere figli del Padre, i figli dell'amore, e dobbiamo chiedere il trionfo dell'amore nella nostra vita. O Maria, madre del bell'amore, o Maria, luce di Dio, o Maria, verità di Dio, o Maria, la tua luce, che è la luce di Cristo, risplende dentro di noi. O Maria, fa che noi coltiviamo la verità, coltiviamo l'amore e camminiamo nella via della verità, nella via dell'amore, che è la via di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.